20.884 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274, ieri positivi 17.083. L'incremento delle vittime in un giorno, secondo i dati del Ministero, è di 347. Sono stati effettuati 358.884 tamponi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,8%, in aumento al 5,1% di ieri. Infine sono 2.411 pazienti in terapia intensiva per Covid, in aumento di 84 unità. Ingressi giornalieri, secondo i dati, sono 222 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 19.763, in aumento di 193 unità. A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile. È fuori discussione che bisogna vaccinare, si può fare molto di più rispetto a quello che stiamo già facendo. Bisogna andare a Bruxelles e battere i pugni. A dirlo è Guido Bertolaso, consulente del presidente della regione Lombardia Fontana per il piano vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita avvenuta in 10-15 giorni non trova un'accelerazione nella risposta, rischiamo di essere travolti, noi come altre parti d'Italia. Rispetto alle precedenti volte, le limitazioni della zona arancione classica non bastano più. Dobbiamo stringere e farlo subito per augurarci di non farlo dopo.